oltre 2,2 milioni di euro che si vanno ad aggiungere agli 11 milioni già programmati dalla fine del 2021 fino ad oggi. La cifra prevista per la terza finestra del bando di Puglia Capitale Sociale 3.0, presentata in conferenza stampa in regione, che ha l'obiettivo di sostenere in tutto il territorio pugliese lo svolgimento di attività di interesse generale promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni di terzo settore. Abbiamo dato finalmente importanza, respiro, opportunità a tutto questo mondo, il mondo del terzo settore, attraverso questo appunto Puglia Capitale Sociale 3.0, che prevede a questo punto quasi 13 milioni di finanziamento. Abbiamo un'altra finestra che è aperta in realtà dal 7 febbraio fino al 7 di marzo per nuovi progetti, per nuove iniziative, per nuove opportunità sui nostri territori. Il nuovo avviso è destinato a soggetti del terzo settore che non hanno ricevuto finanziamenti nelle precedenti finestre temporali. Ciascun progetto avrà una durata massima di 12 mesi e potrà ricevere un contributo finanziario regionale massimo di 40.000 euro. Oltre ad annunciare l'apertura della terza finestra, che in realtà si è già aperta nei giorni scorsi, stiamo cominciando a promuovere sul territorio quelli che sono i risultati delle attività poste in essere dalle varie associazioni ed enti del terzo settore: invecchiamento attivo, omotransfobia, inclusione lavorativa, sostegno psicologico ai caregiver, agricoltura sociale. Questa dimostrazione del fatto che il terzo settore che opera sul territorio è in grado di cogliere le esigenze relative alla singola comunità e quindi a sviluppare progetti che siano soddisfattivi dei bisogni di quella comunità e che quindi sono diversi da territorio a territorio.